Ecco, sentivo in un'intervista che hai fatto con un collega poco tempo fa di questa tua filosofia di aver letto Leonardo quando eri piccolo o ragazzino e di questa cosa che ti è rimasto in testa. Io, da che ti ho conosciuto, sei stato sempre un designer, questo non lo sapevo, è una novità anche per me. Beh, diciamo che questo incontro con Leonardo da Vinci è stata una grande fortuna, perché quando ero un ragazzino, un ragazzo, non sapevo se sarei studiato ingegneria piuttosto che una carriera artistica, perché tutte e due mi affascinavano. Ero più portato al disegno, più portato alle materie artistiche, però anche le materie scientifiche mi piacevano molto. Perciò, quando ho letto questa frase di Leonardo che diceva che arte e scienza potevano camminare insieme, l'ho fatto diventare anche parte della mia vita e perciò ho capito che per diventare un designer era necessario sviluppare sia delle discipline artistiche che quelle scientifiche. Con questo ho creato la mia compagnia, il mio team di lavoro, perciò suggerisco, consiglio a tutti di lavorare con questo schema, perché è funzionale. Ecco, lavorare in un'azienda come Pagani, come in tutte le aziende automobilistiche di un certo livello, ci vuole non soltanto la capacità tecnica e la capacità di design e altre cose, ma anche il cuore. È difficile lavorare con Orazio Pagani? Sicuramente facile non è, perché io ho un grande rispetto per i clienti. Ho un grande rispetto per il lavoro che facciamo, perciò sono molto rigoroso con me stesso e sono anche rigoroso col team di lavoro. È difficile per una persona giovane che magari vuole fare solo degli schizzi e non si vuole impegnare né studiare delle materie scientifiche perché deve lavorare di più, perché deve fare più fatica. Perciò solo per quello è più difficile, però è molto bello quando queste persone capiscono che riescono a disegnare un qualcosa che è bello ma anche funzionale, perciò credo che la soddisfazione sia doppia. Che capacità di costruzione di vetture ha Pagani in questo momento? Fino adesso una ventina di macchine all'anno, adesso con il nuovo stabilimento raddoppieremo, A Modena sempre? a Modena sì, raddoppieremo, faremo circa 40 guaira all'anno. La Pagani Zonda continua la sua produzione o si ferma? Diciamo che continua quest'anno perché abbiamo ancora degli ordini e poi penso eventualmente ai pezzi speciali, no? Come abbiamo fatto negli ultimi anni. Qual è il primo mercato per questo tipo di autovetture che chiaramente non è di un prezzo basso, ovviamente, anche perché a vederla è tutta particolare, bellissima e di altissime prestazioni per gente che sa guidarla anche perché. Ma la macchina in realtà è molto semplice da guidare, molto intuitiva. Pensa che i nostri clienti hanno 50-60 anni, perciò sono persone non ragazzini. Perciò la macchina deve essere veramente semplice da guidare. I mercati più importanti sono fortunatamente in tutto il mondo. Adesso c'è anche una grande attesa da parte dell'America. Comunque Inghilterra è stato sempre un grande mercato, la Svizzera, Hong Kong, la Cina, Italia stesso. Germania, negli ultimi 2 anni anche gli Emirati, piuttosto che l'Arabia Saudita, perciò Oriente Medio, perciò la fortuna di vendere un pochettino dappertutto ti tiene più tutelato, ecco, non dipendi solo di un'economia. Parliamo ora di un fatto che è successo poco tempo fa. Sono saltato sulla sedia quando ho visto in un telegiornale di un terribile incidente di una Pagani Zonda che dopo essere uscita di strada nell'autostrada dei Fiori, se non mi sbaglio, all'altezza di Savona o da quelle parti, a oltre 300 km all'ora con due persone molto giovani che erano all'interno e dopo carambolare su Guarrei e diversi parti sono uscite senza un graffio. Questo fatto, come l'ha vissuto Orazio Pagani? Immagino che con una grande soddisfazione in quanto riguarda la sicurezza che lì credo si è dimostrata più che in qualsiasi crash test possibile e immaginabile. Diciamo che questi ragazzi hanno avuto una grande fortuna, perché anche in un incidente a 100 km all'ora ti puoi veramente far male, no?
Loro hanno avuto una grande fortuna, che la macchina non ha preso fuoco, che non lo so, sinceramente sono stati molto fortunati. Io ho parlato con lui perché era il giorno prima della presentazione della Huayra a Milano, perciò lui era alla presentazione perfettamente in forma, lui con la sua ragazza. Io le osservavo e dicevo, veramente siamo stati fortunati tutti, perché così come non le è capitato niente, si potevano veramente far male. Perciò ho vissuto e vivo ancora questo momento, diciamo, con un po' di ansia da una parte, gioia dell'altra, che non si siano fatti niente, ma diciamo che è stata la fortuna. Hai ricevuto delle richieste per disegnare auto da competizione anche con la tua azienda? Sì, sempre abbiamo delle richieste di macchine da corsa, ma è un settore che non mi interessa. In modo più assoluto? Puntiamo sulle macchine stradali, facevo questo quando avevo una ventina d'anni, mi stimolano le macchine stradali e le macchine che vanno anche molto forte in pista, ma non le macchine, non mi piace l'ambiente del racing. Piacciono questi ambienti che sono più umani, ecco. Infine parliamo di soldini. Quanto costa una Huayra? Una Huayra costa circa 1 milione di euro. Quindi mi hai detto, la previsione di produzione di questa Huayra per quest'anno sono di quanti? Quest'anno faremo una 15 di macchine, più o meno, perché dobbiamo completare la produzione della sonda, e a partire del 2012 circa 40 macchine. Sono già tutte prenotate? Hai delle ordini? Si fanno sotto ordinazione o si fanno in modo che ci siano, in modo che qualcuno che le vuole le può avere subito? Beh, normalmente abbiamo sempre fatto le macchine sotto ordinazione, per fortuna abbiamo avuto gli ordini prima. Adesso noi abbiamo fatto la prima presentazione il 26 di gennaio, poi abbiamo fatto la presentazione ufficiale il 18 di febbraio alla Pirelli, e diciamo che in questo mese più o meno abbiamo venduto 55 macchine, perciò penso che saranno tutte fatte a misura. La Pagani Huayra è stata sviluppata in diversi anni, è già nel pensiero di Orazio Pagani la prossima? Ma adesso dobbiamo ancora completare la versione americana per ottobre, perciò abbiamo ancora messo 1 milione di chilometri di test, e poi penso che più avanti seguirà la roster, perciò fra 2 o 3 anni ci sarà la roster, e poi adesso questo, adesso vediamo. È tanta la differenza tra la versione americana e la versione europea, o soltanto questioni tecniche a livello di sicurezza? Alla fine saranno tutte e due uguali, solo che gli standard, i test sono diversi, perciò abbiamo completato quelli europei, adesso partiamo con quelli americani, però alla fine la macchina è sempre una, non ci sarà diversità fra una e l'altra. Ora, io ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato, è un immenso piacere per me averti trovato qua, aver fatto questa bella intervista e naturalmente aver visto questa macchina stupenda. Grazie, ci rivediamo al prossimo Ginevra, ok? Grazie.